Un programma stellare per una 3 giorni all'insegna della poesia e dell'arte internazionale declinata in ogni sua forma, dal cinema alla musica, passando dall'installazione al teatro. Le premesse della terza edizione di Poiesis, evento culturale di punta per tutto il territorio marchigiano che si terrà il 21, 22 e 23 maggio a Fabriano, sono davvero stupefacenti. Quest'anno la creatura di Francesca Merloni, ideatrice nonché direttrice artistica dell'evento, graviterà intorno al tema Madre Terra, e grazie al riconoscimento dell'UNESCO è stata associata al Festival Internazionale della Diversità Culturale, indetta per il 21 maggio 2010. Il programma di Poiesis, Madre Terra, quest'anno è un programma vastissimo, un programma che vede tutti artisti o intellettuali o uomini di cultura, di spettacolo, impegnati proprio sul concetto della Madre Terra o dell'ambiente. Quindi, non so, apriremo con Massimo Cacciari a seguire il concerto della Filarmonica, che sarà il canto della terra, poi Tazenda, Fabrizio Giffuni, poi ci sarà Sinéad O'Connor. Ci sarà Chico and the Gypsies, ci sarà Michael Nyman, Fabrizio Bentivoglio, tanti poeti, tra cui Valentino Zaican, Antonella Nedda, Mariangela Gualtieri, Eraldo Affinati, un convegno sull'energia della terra. La terza edizione di Poiesis ha tutti i requisiti per portare Fabriano e la regione Marche all'attenzione di un pubblico internazionale. In tal senso, nel corso della conferenza stampa di presentazione, tenutasi ad Ancona nella sontuosa sala dell'Hotel Palace, hanno manifestato grande entusiasmo le rappresentanti delle istituzioni patrocinanti. Poiesis può veramente essere un segnale che indica una strada per la riconversione in un momento di grande complessità. La strada per la riconversione perché non solo è di altissimo spessore dal punto di vista culturale, quindi una ricaduta sul territorio culturale, ma anche perché soprattutto permette di pensare a un motore di sviluppo diversificato. Sicuramente l'intesa con Francesca Merloni è forte perché lei sa rappresentare l'identità della poesia, ma sa rappresentare anche la cultura di Fabriano che per la nostra provincia è importantissima, la città, come si diceva prima, del fare ma anche del creare. Io mi sento proprio all'interno della madre terra e quindi in qualche modo cerco di fare quello che nel mio piccolo io riesco a fare per onorare la madre terra e quindi in qualche modo per fermare, soffermare l'attenzione su di lei e far emergere qualcosa che ci renderà comunque diversi. Ossia alla fine del festival, secondo me avremmo esplorato dei territori che ci renderanno diversi.